il rapporto sessuale è una cosa intima che lascia molte persone vulnerabili e insicure. È generalmente sicuro per le persone sane che praticano il sesso consensualmente, con le giuste precauzioni. Ma problemi di salute, stanchezza e tanti altri fattori possono presentare un serio rischio per la salute. Ti presenteremo i casi più curiosi e emblematici delle 5 persone che sono morte durante il sesso. Nel novembre del 2015, Shakur Airlines e Lisa Smith vennero trovati morti dai dipendenti del Fairmont Park di Filadelfia nella loro auto. I due si erano appartati per fare sesso quando la portiera posteriore della vettura venne aperta e furono raggiunti da 9 colpi di pistola calibro 9. Morirono entrambi. Airlines e Smith vennero descritti da chi li conosceva molto innamorati e che stavano pensando di andare a vivere insieme, anche se i due erano già impegnati all'epoca dei fatti. Nelson Rockefeller è stato un grande uomo d'affari, politico, governatore di New York e vicepresidente degli Stati Uniti, nominato da Gerald Ford dopo le dimissioni di Nixon. Rockefeller morì per un attacco cardiaco il 26 gennaio del 1979. Originariamente la storia fu che Rockefeller venne ritrovato morto in uno dei suoi uffici del Rockefeller Center da solo e il suo corpo senza anime ritrovato da uno degli addetti alla sicurezza. Ma non andò proprio così. Infatti egli si trovava sì in un ufficio, ma è nell'ufficio di una sua residenza privata. E non era solo, ma si trovava insieme alla sua assistente 25enne Megan Marshak. E mentre facevano sesso, Nelson fu stroncato da un infarto fulminante. Billy Snedden è stato un politico australiano per più di 30 anni, durante il quale fu nominato cavaliere e divenne un leader del Partito Liberale Australiano. Tuttavia la sua lunga e leggendaria carriera fu interrotta da un attacco cardiaco durante un rapporto sessuale con una donna al Travel Lodge di Sydney, in Australia. L'identità della donna non fu rivelata immediatamente, ma in seguito si scoprì che la donna era l'ex fidanzata di suo figlio e che l'anziano Snedden la frequentava mentre il figlio era fuori per lavoro a Londra. Il figlio di Bill Snedden dichiarò che probabilmente era una coincidenza e che non ci fosse nessuna relazione intima tra i due. Kenneth Pinian di Gig Harbor, Washington, era un marito, un padre e un ingegnere della compagnia Boeing. Pinian aveva una doppia vita. Sotto il nome di Mr. Holmes, creava e distribuiva materiale pornografico su internet e partecipava anche a dei video di gruppi di uomini che fanno sesso con dei cavalli. Il 2 luglio 2005, Pinian e due colleghi visitarono una fattoria vicino a Elm Grove, nello stato di Washington. Questo incontro però si rivelò fatale. Infatti Pinian, mentre era impegnato in un rapporto con uno stallone, lo stesso fu così violento che gli perforò il colon. Pinian fu portato all'ospedale, dove morì a causa delle lesioni riportate. La sua vita e il bizzarro incidente che ha circondato la sua morte sono diventati soggetti di un documentario chiamato Zoo. In un video pubblicato sul sito cinese Miaopai, raffigurante un uomo anziano morto su una barella, e portato in ospedale da soccorritori medici, si intravede una figura dall'aspetto femminile, fatta passare semi nascosta sotto le lenzuola. Secondo la storia, il vecchietto aveva fatto sesso con una prostituta, quando morì improvvisamente. I due rimasero attaccati attraverso un processo chiamato pene captivus. Quando questo accade, il sangue viene intrappolato nei genitali dei due partecipanti, fino a quando non viene completato l'atto, o ci si rilassa abbastanza da far cessare il gonfiore. In questo particolare caso, però, tutto questo non poteva avvenire naturalmente ed è stato necessario richiedere un intervento medico per la separazione dei due. Ok ragazzi, questa bizzarra classifica è giunta al termine. Per supportarci, non dimenticatevi di iscrivervi, lasciare un like e condividere il video. Ah, fateci sapere cosa ne pensate di queste situazioni alquanto insolite. Ciao curiosoni, alla prossima!